Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'8 agosto scorso è scomparso Fausto Pinna, compagno di vita di Iva Zanicchi. Dopo una lunga battaglia contro il tumore ai polmoni, Pinna si è spento nella loro casa, accanto alla cantante. Zanicchi ha rivelato che il cancro è stato causato dal fumo e che Pinna fumava 90 sigarette al giorno, con i polmoni pieni di catrame. Durante gli ultimi giorni di vita, Zanicchi ha annullato tutti gli impegni di lavoro per restare accanto a Pinna. L'uomo è morto nella loro casa, stringendo la mano della sua amata. Zanicchi ha raccontato che Pinna era stanco di soffrire e che ha resistito grazie alla morfina, arrivando a pesare solo 50 kg. Nonostante la sofferenza, Pinna era curioso di scoprire cosa ci fosse oltre la vita terrena. La cantante ha descritto come Pinna passasse le giornate a letto, ma si alzava con fatica per fare colazione con lei. Insieme guardavano la casa nella prateria per cercare conforto. Zanicchi ha rivelato che Pinna, nonostante volesse andarsene, alla fine ha accettato la sua stanchezza e la sua fine imminente. Questi ultimi momenti di vita di Fausto Pinna accanto a Iva Zanicchi sono stati segnati da amore, dolore e la consapevolezza della fine imminente. La cantante ha raccontato con commozione l'ultimo addio al suo compagno di una vita, sottolineando la forza e la debolezza.